ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Presentato il nuovo calendario della Terra Ambiente che migliora nel suo assetto, ripensate le utenze domestiche con particolare attenzione alle frazioni, concentrandosi anche sulle feste e sui ponti di quest'anno. Una copertina che spera di far capire quanto è importante pensare al futuro attraverso la sostenibilità. Prima importante sfida, i rifiuti post feste natalizie. Bisogna sicuramente cercare di essere curiosi anche di fronte a ciò che non conosciamo, il rifiuto che non conosciamo. Per questo io invito sempre i cittadini a consultare il dizionario dei rifiuti sul sito differenziatateramo.it. Questo è un modo per recuperare tutto ciò che dalle nostre case esce, soprattutto in questi giorni in cui passiamo molto più tempo all'interno delle case e cerchiamo di renderle il più accoglienti possibili per poter stare con i nostri familiari. Inoltre ci si è concentrati anche sulle utenze degli esercizi commerciali. È un calendario dedicato proprio alle utenze non domestiche di bar e ristoranti, quindi a quelle che sono ad altissima produzione di rifiuti, proprio per dare loro la possibilità di poter conferire chiaramente, credo però a tutti i cittadini. Sono tanti i controlli che vengono fatti su tutto il territorio, quindi anche molte le sanzioni che purtroppo continuano ad essere elevate, ma questo significa che c'è un controllo e una dedizione tale da poter anche cercare di tutelare tutti quei cittadini che in realtà si comportano bene e che si comportano virtuosamente. Si migliora anche in percentuale di raccolta differenziata a Teramo, contando anche un calendario nuovo e la possibilità di differenziare ancora meglio. Sì, anche perché le direttive del Ministero sono ben altre. Per la Comunità Europea il prossimo traguardo sarà l'80%, non più il 70%, quindi ci dobbiamo preoccupare di ciò. Certo, è difficile, non lo nego, la raccolta spinta differenziata che ci fa ottenere questi risultati ha dietro un lavoro quasi disumano, però il nostro impegno c'è e ci sarà, ma soprattutto ci permette anche di rappresentare al meglio una linea di non ritorno che non ci permetterà poi di poter dire né se e né ma, ed è questo che l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Ecco, soprattutto per le bollette, per i costi elevati è importante farla bene, ma adesso avremo anche il biodigestore che permetterà la riduzione anche dei costi. Sembrerà strano, però per me il progetto biodigestore è già passato, dobbiamo fare altro, nel senso che abbiamo avuto l'ok, quindi vuol dire che l'idea era giusta, che le necessità sono state rappresentate bene, per cui sì, il biodigestore, ma noi dobbiamo arrivare ad avere una vera e propria cittadella del riciclo, nel senso che ogni singolo rifiuto deve avere un percorso attraverso il quale si trasforma nuovamente in materia prima.